Torta di carote. Ci serviranno 200 g di carote grattugiate, 180 g di nocciole tritate e tostate, 80 g di farina, 4 uova grandi, una bustina di baking, sale, vaniglia, scorza di mezz'arancia e zucchero a velo per la finitura. Cominciamo subito montando gli albumi con un pizzico di sale e qualche goccia di succo di limone. Saranno pronti quando, rovesciando la scodella, loro non cadranno. Adesso grattugiamo la scorza di mezz'arancia nei tuorli e aggiungiamo lo zucchero semolato. Adesso possiamo tritare le nocciole e dopo triteremo anche le carote. Quindi iniziamo ad aggiungere la farina setacciata con il lievito. Uniamo quindi le nocciole e le carote tritate. Dopodiché dovremo aggiungere gli albumi un po' alla volta. Facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, molto delicati, altrimenti rischieremo di smontare la massa. Versiamo in una teglia rivestita da carta forno e inforniamo a 180 gradi per circa 40-45 minuti, ma fate sempre la prova a stecchino. Sappiate però che questa è una torta abbastanza umida, quindi lo stecchino non uscirà particolarmente asciutto, ma leggermente umido. Bene, adesso la torta è pronta. La possiamo spolverizzare con lo zucchero a velo. Si tratta di una torta semplice, una torta da credenza. Quindi preferisco non aggiungere delle creme, ma volendo potete aggiungere panna montata, una crema al formaggio, per esempio panna e mascarpone, oppure uno zabaglione, come preferite. A me piace gustarla così, semplice. Vediamo insieme come risulta il taglio. Come potete vedere è una torta umida, molto soffice e morbida e molto molto profumata. Prova assaggio!
deliziosa, davvero buona. Vi consiglio davvero di provare questa ricetta e poi fatemi sapere come vi è venuta. Io spero davvero tanto che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un like, lasciatemi un commento e se non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale. Mi farebbe davvero tanto tanto piacere. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!